Movene Natale, terza edizione a Giungatelle, una serata davvero strabiliante con luci, colori, emozioni, gastronomia cilentana e tanta tanta armonia. Qui accanto a me anche due carinissimi ragazzi del posto, ve li presento. Amedeo. Adriana. E insieme vi auguriamo una buona visione di questo report. E siamo all'interno del famoso stand delle pizze fritte, vedete alle mie spalle che c'è questa bravissima signora che sta arrotolando, possiamo dire così, la pasta realizzata da loro per friggerla in abbondante olio bollente. Come procede questa festa? Tutto bene quest'anno, è una cosa proprio meravigliosa e splendida. Quindi anche quest'anno si riconferma una festa che... insomma, attira tante persone dal Cilento. Soprattutto che attira tante persone. Quest'anno è stata una cosa un po' più particolare, diciamo così. Bene, ma mi interessa capire, c'è una particolarità se non sbaglio però, perché alle mie spalle state facendo le zeppole, sono queste qua, ma è lo stesso procedimento della pizza fritta? Più o meno. Però la pasta è molto più morbida, poi le zeppole si possono fare con gli alici, con diverse. Sono le vere zeppole cilentane. Vedo che stanno riscuotendo molto successo perché a tavola sono presenti. Abbiamo finito tutto. Benissimo, grazie a tutto lo staff della zeppola fritta e pizza cilentana, come sempre ogni anno presenti per far degustare questi ottimi piatti cilentani. Come non entrare nello stand di Sergio e Antonio che stanno preparando, secondo voi cosa? Vabbè, Gianni vi ha fatto vedere un'anticipazione, quindi come si dice, diciamolo in dialetto cilentano. Allora, salsiccia, sausicchia, sausicchia, perfetto. Lo so che ti sei italianizzato, però dobbiamo dire realmente il piatto come si chiama. Bruccoli e sausicchia, della zona. Questo lo dobbiamo specificare ogni anno perché è importante, qui è tutto a chilometro zero, dietro di me ci sono le salsicce fumanti con i broccoli che sono coltivati? In zona stessa, dal produttore al consumatore stiamo facendo, le ho raccolti personalmente io, le ho pulite personalmente io e qualche altro che mi ha aiutato e siamo qua in padella a cominciare a cucinarle. Quindi è un piatto richiesto anche questo, come le zeppole? Originale della nostra zona, proprio in zona. Diciamo made in Giungatelle, ragazzi, quindi loro ci tengono a sottolinearlo anche perché si cuoce tutto il preparato, quindi le salsicce e anche i broccoli, con l'olio rigorosamente cilentano. Ah, olio direttamente a Giungatelle, cioè che volete di più? Dovete venire solo qui ad assaggiare. Ed eccezionalmente per Cilento Channel, Enrichetta e Graziella stanno preparando la polenta con il sugo di carne e funghi, cioè una cosa davvero eccezionale. Questo dobbiamo dire non è un piatto proprio cilentano, questo è un piatto del nord, però ci sta perché ovviamente anche nel Cilento lo sappiamo che c'è il mare, c'è il sole e fa caldo tutto l'anno. Però c'è anche qualche sera insomma, che richiede un bel piatto caldo e questa è una sera di queste, insomma, una di queste sere che la polenta ci sta bene. E allora come mai avete inserito proprio la polenta? Ecco, facciamolo sapere anche perché questo è il secondo anno, se non sbaglio, che la preparate. Perché comunque la polenta è un piatto povero, antico e anche delle nostre tradizioni cilentane. Sicuramente prima non era...
condita così come la prepariamo noi, semplicemente polenta con soffritto di cipolla e olio. Invece noi adesso la prepariamo e la arricchiamo come vogliamo, la condiamo come vogliamo noi, viene condita con i funghi, con il sugo, con pancetta e cipolla, a piacere, insomma. Però prima era un piatto molto usato nelle nostre famiglie contadine e cilentane, allora noi l'abbiamo riproposto. È giusto che si riscoprano tutti i valori di una volta. Sicuramente, infatti io ci tenevo insomma a sottolineare che non è proprio un piatto cilentano, nel senso che non è nella tradizione come ad esempio la pizza fritta cilentana, oppure che ne so, le castagnelle che si fanno a Natale. Non è un piatto proprio tipico del Cilento natalizio, no. Però è comunque un piatto che in ogni regione, quando ovviamente non c'era tanto da mangiare, veniva realizzato in cucina, e quindi giustamente loro hanno pensato bene, una povera cilentana, di portarlo alla luce. Avete fatto bene, perché a quanto pare sta anche riscuotendo molto successo, giusto? Sì, molto. Quest'anno ancora di più di l'anno scorso. L'anno scorso hanno sempre con lo stesso sugo? Era sì, con la salsiccia e funghi in bianco. Quest'anno l'abbiamo riproposta con il sugo di carne e funghi lo stesso. Però tu prima hai detto che quando anticamente si faceva con le cipolle, secondo me anche con le cipolle... Sì. Io sì, ho detto questa cosa perché comunque la prepariamo, viene preparata a piacere, insomma. Cercando di accontentare un po' tutti, abbiamo pensato di fare così. Sono contenta perché siete una squadra innovativa, ogni anno cercate di impegnarvi sempre di più e di proporre piatti sempre diversi, quindi veramente siete una squadra favolosa che merita di crescere sempre di più ogni anno e di avere sempre più visitatori e persone insomma che vengono qui ad apprezzare non solo i vostri piatti ma anche il vostro modo di fare, e speriamo che possa portarlo come messaggio insomma non solo in tutto il Cilento ma anche fuori, va bene? Ragazze, io vi ringrazio, Enrichetta e Graziella. Bella, mitiche, guardate anche a tutti i telespettatori e a tutte le persone che sono venute a trovarci stasera a gustare i nostri prodotti, alle signore degli stand, noi ringraziamo tutti come associazione e vi ci speriamo di essere ancora più numerosi l'anno prossimo. E non poteva mancare la parmigiana di melanzane fatta da questa simpaticona Fiorella, che sicuramente i nostri amici a casa riconosceranno per le famose polpette che realizza a Chiano in Festa d'estate, precisamente nel mese di agosto, è vero? Sì, esatto, sì, però questa sera abbiamo voluto far assaggiare anche un altro piatto, è giusto variare, è bello far conoscere anche tutto il resto dei nostri piatti, quello che sappiamo fare, insomma. Senti, ma come la prepari la parmigiana tu? Beh, oddio, innanzitutto sono le melanzane del mio orto e questo insomma... Questo è già una garanzia e penso che sia preziosa già questo. Sì. Comunque niente, melanzana fritta con la pastella e poi l'aggiunta di sugo fatto con le bottiglie e i pomodori del nostro orto, anche quelli. Pomodoro, mozzarella e formaggio e via il forno. Quindi... Quest'anno a Natale niente polpette, però possiamo garantire che anche la parmigiana insomma sta andando bene. Sì, l'hanno gradita sicuramente. E poi mi dice il regista, cioè Gianni Petrizzo, che sta dietro la telecamera, che piace a lui, quindi sicuramente la mangerà. Ma me lo auguro, insomma, siamo qua per questo. Va bene, noi ti ringraziamo Fiorella, insieme a tuo marito come sempre, sì. Davvero buona continuazione. Buon Natale. E infatti approfittiamone per fargli proprio fare gli auguri a chi ci sta seguendo. Sì, certamente, facciamo gli auguri a tutte le persone che ogni anno ci vengono a trovare e a noi fa tanto piacere, perché vuol dire che insomma ma apprezzano quello che noi facciamo con tanto amore e tanta passione. Quindi faccio tanti auguri a tutti, a voi tutti di Cilento Channel e a presto. Siamo allo stand di Gerardo, che ovviamente accompagna queste pietanze cilentane, made in Giungatele, diciamo così, perché tutti i prodotti che vengono realizzati qui sono rigorosamente di questa terra. Un buon bicchiere di vino, sempre di questo. Neanche a chilometri zero, a centimetri zero. A centimetri zero, e poi novità 2019, guardate che cosa, vin brûlé.
Per riscaldare i nostri amici che ci vengono a trovare, con questo freddo che c'è quest'anno, li riscaldiamo con vin brûlé. Senti Gerardo, ma chi lo prepara questo vin brûlé? Io. Oh, e come lo prepari? Vabbè, si mette a fare, a riscaldare, a bollire il vino per un po' di tempo, si mettono gli aromi, arancio, cannella, vino, cannella, chiodi di garofano e altre spezie per farlo venire bello saporito e tutto. E come sta andando? Lo prendono questo? E la, date che la novità ancora non conoscono bene qua a Giungatelle il vin brûlé, però si stanno movimentando. Questo anche infatti, perché il vino locale si sa, lo conoscono e quindi prendono il vino che è molto buono. Non vogliamo sminuire il vin brûlé, però sai com'è, un buon vino cilentano. Viene dal nord, noi stiamo prendiamo qualcosa del nord, però il cilentano è il cilentano. Quindi benissimo. Diamo un brindisi a tutti gli amici di Cilento Channel e tutti gli amici che ci vengono a trovare qua a Cinquatella, un bel brindisi a tutti quanti. E auguri, buone feste, con serenità e gioia. Grazie Gerardo. E c'è tanta bella gente qui a Giungatelle, infatti abbiamo incontrato, guardate che spettacolo di signore che hanno appena terminato la loro cena. E allora le presentiamo, come vi chiamate? Io Graziella e io Pupa. Bene, che cosa avete mangiato di buono? Allora la pizza fritta e le zeppole erano buone. Anche lei, stesso piatto? Sì, lo stesso piatto. Un voto invece da parte sua? Ma secondo me 9 va benissimo. Quindi un ottimo voto. Pizza fritta, 10 a pizza fritta. Però dobbiamo anche dire ai telespettatori di Cilento Channel, che sicuramente qualcuno le ha riconosciute, che sono, loro vengono da Perdifumo, quindi lo dobbiamo specificare, sono qui direttamente da Perdifumo, un altro bellissimo paese del Cilento. E ringraziamo quindi le nostre amiche per ecco, aver presenziato a questa festa, buona continuazione. Ma io sono insieme a un signore che ovviamente ha un numero 12, come mai? Non è il numero mio, per partecipare alla tombola, questo c'era e questo mi hanno dato, non l'ho scelto io, me l'hanno portato. Vabbè, noi siamo in compagnia di Franco, che è ovviamente una delle colonne di questa associazione, che porta avanti insieme a tutto il gruppo di Insieme per Giungatelle questa bellissima manifestazione che si svolge nel periodo natalizio, ma anche quella che si svolge nel periodo estivo e quindi nel mese di agosto. Ovviamente prima di andare a degustare le pietanze ottime che poi il buon Gianni vi farà vedere nel nostro report, dovete passare dalla cassa perché però dovete pagare e questo denaro però è piacevole da dare, sapete perché? Perché l'incasso che è qui dentro sarà tutto devoluto, non andrà nelle tasche di questi signori, e questa è una cosa bellissima perché loro lo fanno davvero con il cuore ogni anno, è vero Franco? Sì, sì, senz'altro, cerchiamo di dare il nostro meglio. Cerchiamo di fare sempre meglio ogni anno. Loro ci mettono il cuore, ci mettono il cuore, ci mettono l'impegno, l'innovazione ogni anno. Vedete, quest'anno ci sono questi mercatini che fanno da cornice a questa bellissima festa, perché è davvero una festa. Si sono rinnovati, infatti, scenografia diversa, un bellissimo albero di Natale, c'è questa musica che ci accompagna come sottofondo con un bambino straordinario, secondo me un prodigio del Cilento, perché è davvero all'età di 6 anni a cantare, a suonare la fisarmonica, insomma davvero è spettacolare. E, si insomma, fa guardare, si fa guardare. Franco, che dire, davvero non ci sono parole, ogni anno vi superate. Grazie a tutti i partecipanti che, con i banchetti che sono venuti da tante posti, tante parti, e ci fa piacere. Poi il tempo ci ha dato una mano, perché dopo tanto brutto tempo ce l'ha dato queste 2 giornate. E noi ringraziamo tutte le persone che vengono da tutte le parti, anche chi ci aiuta, è al nome di tutta l'associazione.
Ricordiamo sempre che, come dicevo poc'anzi, il ricavato sarà devoluto sempre per aiutare la ristrutturazione della chiesa. Noi vi ringraziamo, come sempre, e se vuoi fare giusto un augurio magari ai nostri telespettatori, a chi seguirà il servizio, a coloro che sono stati qui presenti per questa bellissima festa in occasione del Natale, sei libero di farlo. No, noi ringraziamo tutti chi è venuto, ha partecipato con i banchetti. Quest'anno siamo di più e speriamo che l'anno prossimo aumenti ancora il numero, perché anno per anno stiamo andando sempre più su come partecipanti. E ringraziamo chi viene a assaggiare i nostri prodotti. Guardate le mani artistiche di Fiorella e Samantha, che cosa hanno preparato, ma facciamolo conoscere anche ai telespettatori di Cilento Channel. E niente, abbiamo realizzato con l'uncinetto tutti questi lavori, dei fiori, i gigli, le orchidee, cappellini di lana, insomma tutto fatto con le mani. Complimenti ragazze. E siamo con la signora Maria, che ha preparato per questa occasione che cosa? Abbiamo preparato delle piantine e delle confezioni natalizie e dei cestini natalizi con l'uovo del posto, che c'è il mulino a San Marco. Ma le piantine sono vere? Una curiosità. Sì, tutte vere. Non sono artigianali, sono vere. Complimenti. Grazie. Anche lei è una pedina della tombola, vedete, però non è stata ancora chiamata, quindi noi ne approfittiamo per chiedere che cosa ci fa qui e che cosa sta esponendo. Sì, sono dei prodotti artigianali, però non sono fatti solo da me, anche da mamma, mia zia Graziella e Luciana, che è un'altra signora che sta cucinando là dietro. Mamma sarebbe Enrichetta. Enrichetta, sì, Enrichetta. Lei si occupa di uncinetto. Bene, quindi complimenti a te, complimenti a tua mamma e complimenti anche all'altra signora. Grazie mille. Siamo con la signora Angela, che ha preparato per l'occasione dei dolci natalizi. Sì, cilentani, vici con zucchero e dei strufoli, con miele, confettini, pasta frolla. E quelle sono un tipo dolce tradizionale antico. Che c'è il nastro sopra, giusto? Sì, sì, lo zucchero, farina, uova, moniaca, dolci del Cilento. Proseguiamo con la dolcezza, con le squisitezze di Carmela. Che cosa hai preparato, Carmela, per gli ospiti? Sì, quest'anno ho preparato il pan di Spagna con il naspro, cosiddetto dolce della zita, che anticamente veniva preparato durante il matrimonio. E poi abbiamo preparato del panettone con la marmellata, con la Nutella e col cioccolato. Vedo qui di bianco, sì, c'è qualche altra, sì, cosa. Maria, Italia e Gian Domenico hanno preparato le pasticelle al forno con la Nutella. E siamo con Maria Grazia, che ha realizzato per questa festa cosa? Allora, bamboline ripiene di lavanda, sacchetti di lavanda, orecchine a chiacchierino, cestini fatti a mano. E siamo con la signora Rosa, che ha realizzato tantissime cose nel suo stand. Ce le vuole elencare? Sono tutti i prodotti della ceramica lavorazione vetrese che li faccio io, un piccolo laboratorio a Bellizzi. E facciamo questi prima per passione, la prima cosa, e poi perché sono belli, poi la gente le piace, contenta, vede tanti bei disegni, tanta bella lavorazione, perché è tutto fatto a mano, realizzato a mano. E siamo nello stand dedicato all'artigianato fotografico del territorio con studio fotografico Lembo, qui con Fabrizia, che espone i mercatini di Giungatelle. Allora Fabrizia, ma quante cose carine, eh? Quali sono i prodotti che offri a coloro che vengono qui a Giungatelle? Niente, sono semplicemente tutti prodotti in cui si possono inserire le foto. Tutti vengono qui, mi possono lasciare le foto attraverso il cellulare col Bluetooth o tramite WhatsApp, e c'è mia figlia che si nasconde, che li elabora al computer, li taglia e li inserisce nelle palline. Lei si occupa di questa parte. C'è molto artigianato, ma c'è anche molta tecnologia, perché al momento si riescono a realizzare, insomma, delle piccole carinerie natalizie. In 5 minuti noi realizziamo la pallina personalizzata e qualsiasi altro oggetto che c'è
in questo stand. Dove vi possiamo, dove vi possono trovare i nostri telespettatori? Allora, noi abbiamo il negozio a Castellabate, ma soprattutto vi posso rivolgere l'invito per i mercatini di Natale a Castellabate, che saranno il 6, il 7, l'8 dicembre, il 13, il 14 e il 15, due fine settimana. E dove avrò uno stand un pochino più grande, dove potrete trovare tantissimi stand dove ci sono dei prodotti bellissimi. La tua postazione la conosci già? Sì, sarò nei pressi del castello. E siamo con Felicia. Allora, quali sono i prodotti che espone questa sera a Giungatelle? Allora, decoupage, uncinetto, stoffa, però di più col decoupage noi lavoriamo, e riciclo. Per esempio le damigiane riciclate, un po' di tutto, caffettiere, usiamo molto il riciclo col decoupage. Siamo con la bella Simona che espone a Giungatelle che cosa? Lavoretti fatti col fimo, che è una pasta polimerica che va cotta, si indurisce e poi va applicata su qualsiasi tipo di materiale, che sia legno, come ho fatto per Natale, che sia una cornice o una tela. E siamo con la dolce Maria Rosa che espone quali prodotti? I fichi, le ciliegie al cioccolato, il miele e questo, dei biscottini fatti in casa. Rigorosamente del Cilento però. Certo, certo. Siamo con la simpaticissima Federica, che tra l'altro ha vinto anche un bel premio questa sera, un bel prosciutto che ci sta alle nostre spalle, vabbè. Ma che cosa esponi oltre al prosciutto che hai messo in bella visione? Praticamente noi facciamo dei lavori con la carta di giornale, è tutta roba riciclata. Nel dettaglio ci puoi elencare qualche oggetto? Ci sono i cestini, portabicchieri, il portafoto, la lanterna, questi sono dei portatovaglioli, portarotoli e ci sono i portalettere come carta di giornale. Poi lì è tutto fatto a mano, uncinetto, e ci siamo, diciamo, divertiti a fare con i dischetti struccanti. Sì. Bene, complimenti, brave, avete simulato anche un po' il lavoro di un tempo quando si facevano i cestini di paglia, brave, bravissime, complimenti. E siamo con un'altra dolce Rossella, perché lo stand, ecco, lo richiede. E allora, che cosa che proponi? Vedo tante squisitezze. Praticamente artigianali, fatti dal bar di mio fratello. In particolare cosa? Il panettone artigianale, che è squisito. È fatto con prodotti freschi, quindi è da provare. Siamo con Patrizia che espone che cosa ai mercatini di Giungatelle? Praticamente sono borse fatte a mano all'uncinetto, vari tipi, per grandi, per bambine, per computer, un po' di tutto. Siamo in compagnia della signora Eufrasia che espone questa sera a Giungatelle che cosa? Fichi e dolci. Non potevano mancare i presepi artigianali fatti con polistirolo, pittura oppure di cartone realizzati a mano, scolpiti col taglierino pezzo per pezzo e praticamente poi verniciati con una pittura a olio classica. La cosa più difficile è il colore se per sé, perché rintagliare è più semplice secondo me, il colore è quello che rispecchia poi il presepe artigianale. Siamo con il piccolo Francesco che arriva da? Ascea. Ascea, ma avete visto quanto è bravo lui a suonare? Cioè, ma tu sei un fenomeno, ma quanto ti piace suonare la fisarmonica? Tanto. E com'è nata questa passione? Nonno suona, mia zia suona.
E quindi tu ti sei innamorato di questo strumento e hai chiesto di poterlo imparare? Sì. E subito l'hai imparato però, devo dire pure bene. Un anno. Un anno ci hai messo. Ma sa anche cantare. Infatti, non solo suonare, lui è bravo anche a cantare, è vero? Sì. Soprattutto le canzoni del Cilento. Senti, facciamo una cosa, mi fai sentire un pezzettino piccolo piccolo, veloce veloce, di una canzone, e così la facciamo ascoltare dal vivo ai telespettatori di Cilento Channel. Luci nella terra d'asa, tu seconda se fatia, non c'è mai malingonie, parliamo e sapimmo fa. E che sta luci lento dell'amore, secondo non le fiole, le vanno innamorà, secondo non le fiole, le vanno innamorà. Siamo con il consigliere comunale del comune di Montecorice, Roberto Malzone, per questa 2 giorni di festa a Giungatelle, che ha visto davvero tantissima gente venire qui in questa piccola frazione ad accendere, ecco, un po' il Natale, le feste, e a sostenere questa grande associazione. Certo, sì, e tanta gente che è venuta ad accendere il nostro albero e ad accendere anche la nostra piccola frazione, però siamo ormai giunti alla 3ª edizione dei mercatini e stiamo migliorando di anno in anno, nel senso che ci impegniamo a fare sempre qualcosa in più, ad accogliere più stand. Quest'anno sono aumentati, sono quasi raddoppiati, quindi c'è una grande richiesta e noi siamo contenti perché c'è una bella partecipazione, una bella e sana partecipazione, perché tutti quanti contribuiscono al lavoro che fanno i cittadini, perché la nostra associazione è fatta da cittadini che fanno tutt'altro nella vita, quindi in queste occasioni si impegnano per il popolo e per la nostra frazione. Poi quest'anno abbiamo lasciato delle offerte per il chicco e c'è stata una grande partecipazione da parte di tutti, e quindi ci tenevo a ringraziare tutti coloro che sono venuti qui per farci compagnia e soprattutto tutti gli stand che hanno aderito a questa iniziativa. Sebbene ci siano dei centri un po', diciamo, più importanti, anche più grandi, hanno preferito comunque passare 2 giorni con noi e noi li ringraziamo veramente tanto. Buon Natale a tutti i telespettatori di Cilento Channel!